bello della corsa d'orientamento è che si svolge nei boschi e nella natura. Per questo il periodo dell'infortunio, dove ho dovuto allenarmi all'interno, è stato molto duro. Fare avanti e indietro in piscina o pedalare sul posto sull'ergometro non è paragonabile a correre di fuori, nei boschi, nella natura, all'aria fresca e con un bel panorama. La caratteristica della CO è combinare l'aspetto fisico, tecnico e mentale. Per questo, oltre all'allenamento di corsa, serve anche l'allenamento di tecnica. Elena, fühlt sich's an vor dem Training? È da così tanto tempo che non ho più in mano una cartina, spero di essere ancora capace a farci O, spero di non correre veloce e poi pascolare, ma sono fiduciosa e non vedo l'ora. Dopo il punto, segue il canaletto verso il basso. In seguito, attraverso il fiume e risalgo dall'altra parte. Sulla sinistra c'è un semiaperto e io ci passo a destra. Con la bussola prendo la direzione verso la collina. Sulla collina vedo il mio cucuzzolo con il mio punto. L'allenamento è andato abbastanza bene. Non ho preso tutti i punti in modo precisissimo, ma più o meno avevo sempre il controllo di dove ero. Ma soprattutto mi sono divertita tantissimo a correre nel bosco con la cartina e la bussola. Mi è mancato tantissimo. Dall'aspetto fisico tutto a posto, il ginocchio ha tenuto. Mentre nella tecnica c'è ancora tanto da migliorare. Ma ho ancora un po' di tempo a disposizione e devo sfruttare al massimo questo tempo se voglio raggiungere il mio obiettivo di vincere una medaglia ai campionati del mondo.